sono sicuro che nell'arco di 100-150 anni noi potremmo vivere nello spazio, e sono sicuro perché sentendoli parlare in questi giorni mentre preparavo il forum, capivo che c'era tanto tanto lavoro già fatto che non era stato magari raccontato, ma che comunque c'è. Pensate che questa mattina abbiamo messo nel cassaforte 6 bottiglie di vino, perché aspettiamo che gli scienziati ci riportino quello che è accaduto in questo periodo, per poter fare il raffronto con il vino che è rimasto a Roma. L'evento di oggi si inserisce in un'ottica più ampia di sperimentazione nello spazio, in condizioni di microgravità, che toccano tra i vari aspetti scientifici anche la possibilità di coltivare nello spazio piantagioni, e oggi ovviamente parliamo in particolare di vino, quello di cui ci occupiamo quando facciamo sperimentazioni sulle piante. Poter paragonare che cosa succede a una pianta quando cresce in condizioni di microgravità, sottoposta a radiazioni molto, molto importanti che non abbiamo sulla Terra, aiutano a poter pensare a una futura agricoltura più sostenibile e più benigna per il futuro dell'umanità. Noi abbiamo la grande emozione di essere stati coinvolti come produttori di vino in queste ricerche future che verranno fatte nello spazio, con filoni di ricerca che potrebbero dare grandissimo aiuto, soprattutto anche dei feedback scientifici su quelle che saranno le risultanze degli studi fatti sulle nostre barbatelle e sui nostri vini, e chissà che questi studi che vengono iniziati oggi attraverso questo forum non diano delle ulteriori unicità all'Italia per gli anni a venire.